Da bambini, Hansel e Gretel vengono abbandonati nel bosco dai genitori. Mentre vagano nel bosco, incontrano una casa completamente fatta di marzapane, dove una terribile strega li rapisce e li tiene prigionieri, con l'intenzione di mangiarseli. Poco prima che riesca a mangiarsi Hansel, però, i due riescono a combatterla e a ucciderla bruciandola nel forno, scoprendo, durante la lotta, di essere misteriosamente immuni ai poteri delle streghe. Dopo quella volta, i due decidono di non tornare più dai loro genitori, convinti di essere stati abbandonati per egoismo e di diventare cacciatori di streghe. 15 anni dopo questi avvenimenti, Hansel e Gretel vengono chiamati dal sindaco di Augusta per indagare sulle misteriose sparizioni di molti bambini. Lo sceriffo Beringer, precedentemente incaricato di risolvere il caso, ha ingiustamente catturato Mina, una ragazza che vive nel bosco, condannandola al rogo. Hansel e Gretel la salvano, poiché non riconoscono in lei i segni della magia nera, attirandosi così le antipatie dello sceriffo. Nel paese, i due incontrano anche Ben, un loro ammiratore che conosce molte cose sulle streghe. È lui che parla loro di Muriel, una terribile strega dai grandi poteri che abiterebbe nei boschi limitrofi. Hansel e Gretel vanno a caccia e catturano una delle due streghe ancelle di Muriel, la quale, sottoposta a tortura, rivela loro alcuni dettagli sulle sparizioni. Muriel sta infatti progettando di usare il sangue di 12 bambini nella notte della luna di sangue, un particolare avvenimento che avviene solo una volta per generazione, nel quale il sacrificio dei bambini più un misterioso ingrediente segreto consentirebbero alle streghe di preparare un incantesimo che le renderebbe immuni al fuoco dei roghi e dunque invincibili. Quella notte stessa, Muriel e l'altra sua ancella irrompono nel villaggio per rapire l'ultima bambina. Nella lotta che ne segue, Hansel e Gretel vengono separati e il villaggio messo a ferro e fuoco, senza peraltro che la bambina possa essere salvata. In più, Gretel viene rapita dal troll Edward, servitore delle streghe, ma viene in seguito liberata grazie al cuore gentile del mostro. Lo sceriffo accusa i due cacciatori di aver attirato lì le streghe e quindi causato la calamità al villaggio. Hansel viene aiutata da Mina, mentre Gretel, picchiata dallo sceriffo e dalla sua squadra, viene salvata da Edward, il troll della foresta. Quando lei gli chiede come mai l'abbia aiutata, lui risponde che i troll sono al servizio delle streghe e se ne va. I due fratelli si ritrovano poco dopo in una casa abbandonata nel bosco, sotto la quale scoprono un rifugio di strega insolito. Si rendono poi conto che la casa altro non è che quella dove erano cresciuti da bambini. In quel mentre irrompe Muriel, che spiega loro la verità. La loro madre era Adriana, una potente strega bianca, cioè dedita alla magia buona. Questo spiega l'immunità dei fratelli ai poteri delle streghe. L'ingrediente segreto dell'incantesimo della luna di sangue era il cuore fresco di una strega bianca e in occasione della precedente luna di sangue, non potendo affrontare Adriana, Muriel aveva deciso di sacrificare proprio Gretel, ma i loro genitori li avevano abbandonati nel bosco per metterli al sicuro da lei, prima di essere giustiziati dagli abitanti del villaggio. I due cacciatori combattono contro Muriel, ma lei ha la meglio, riuscendo a rapire Gretel e a ferire gravemente Hansel. Mina riesce a guarire Hansel, rivelandosi a sua volta una strega bianca. Con l'aiuto suo e di Ben, un ragazzo del villaggio e fervente ammiratore di Hansel e Gretel, nonché di un antico libro di magia trovato nel rifugio di Adriana. Hansel irrompe con delle armi benedette al sabba organizzato da Muriel, riuscendo a impedire l'incantesimo della luna di sangue e a uccidere tutte le streghe intervenute. Muriel fugge, ma viene ferita gravemente da Ben. Hansel e Gretel la inseguono fino alla casetta di marzapane, dove ingaggiano una lotta furiosa contro di lei. Mina viene uccisa nel corso della battaglia. Alla fine, però, sono i fratelli ad avere la meglio e riescono a uccidere Muriel, e i due possono riprendere la loro lotta contro le altre streghe malvagie, e lasciando quelle buone in pace, stavolta in compagnia di Ben ed Edward.